Buonasera a tutti, benvenuti al tradizionale concerto di San Pietro. Come negli scorsi anni abbiamo uno degli ospiti, oggi abbiamo ospitato direttamente l'UNICEF con i ragazzi del liceo Ego Bianchi, liceo musicale Ego Bianchi, che hanno già collaborato con noi nel progetto di scambio culturale con i ragazzi della Germania. Buon ascolto a tutti, lascio la parola all'UNICEF. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, a nome del Comitato Provinciale di Cuneo per l'UNICEF rivolgo a tutti voi un caro saluto e ringrazio l'organizzazione, ringrazio in particolare la banda musicale di Bernezzo, il direttore, il maestro Cera, per averci coinvolto in questa bella iniziativa, in questo momento di incontro, di festa, di musica e quindi anche di solidarietà. Ecco, penso che sia una cosa bella riuscire ad unire quelle che sono, ecco, i momenti di comunità, i momenti anche in cui godere dell'arte che vediamo qua esposta, della musica, rivolgendo anche nello stesso tempo un pensiero a coloro che sono un po' meno fortunati di noi, e in particolare quei tanti bambini e ragazzi del mondo che ancora non vedono rispettati i loro diritti, anche i diritti più basilari, come il diritto alla vita, quindi poter avere il necessario per mangiare e per bere, il diritto alla salute, quindi poter avere le cure necessarie, il diritto a non vivere situazioni di violenza o situazioni di sfruttamento, il diritto all'istruzione. Ecco, l'UNICEF, che sapete che è un'organizzazione internazionale che è stata voluta dall'ONU, che è nata nel 1946 per soccorrere le situazioni di difficoltà, tra cui anche l'Italia è stata soccorsa nel 1946 dopo la guerra, ecco, in questo momento opera in circa 190 paesi, e sia nelle situazioni di emergenza, dove c'è bisogno di un aiuto immediato, come dove ci sono le guerre, piuttosto che nelle situazioni di disastri, di calamità naturali, e anche invece in iniziative che durano nel tempo per poter dare una nuova partenza a quelle situazioni in cui ci sono delle gravi difficoltà. Ecco, in questi anni sicuramente l'UNICEF insieme a tante altre organizzazioni ha portato avanti tanti progetti, ma c'è sempre tanto bisogno, anche perché ci sono nuove emergenze che necessitano nuovi interventi, sia economici sia anche di sensibilizzazione, di cambio di mentalità. E allora è quello che possiamo fare anche stasera, è quello di poter condividere, no, la possibilità di essere anche noi portatori di una cultura di pace, di rispetto, di solidarietà, e poi se vi va potete anche dare un qualche contributo, un qualche aiuto anche economico per le iniziative dell'UNICEF qui al banchetto nostro, dove vedete queste bellissime bambole che sono confezionate a mano dalle nostre volontarie, ma ve lo dirò poi più avanti durante il concerto. Mi è stato anche dato l'incarico di presentare i pezzi, anche se non sono, diciamo, musicista coinvolto in questa cosa, però ecco, partiamo quindi con tre brani che sono eseguiti dal gruppo degli Archi, allievi del liceo musicale Ego Bianchi di Cuneo, che ha offerto la collaborazione questa sera, e che sono accompagnati dagli insegnanti Nicola Do, Veran Fossi, Isabella Slamic e Laura Manca, e farei un applauso sia ai ragazzi sia agli insegnanti che si sono prestati ad accompagnare oggi. Allora, quindi i primi brani saranno eseguiti solo da loro, poi entrerà in gioco l'intero gruppo. Allora, i brani saranno questi: il primo di Georg Friedrich Händel, Allegro dal concerto grosso, opera 6 numero 1, un brano classico. Poi di Uck, La sonatina, e di Sieving, Dos Fuegos. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Bene, bravissimi, bravissime tutti. Ecco, io penso che aver sentito questi giovani suonare in questo modo, accompagnati dai loro insegnanti e anche dalle loro famiglie che li seguono negli anni di formazione, ci faccia pensare subito a come è importante poter crescere seguendo le proprie inclinazioni, quindi anche potendo sviluppare, potendo esprimere quelli che sono i propri talenti. Ecco allora che promuovere i diritti dei bambini, che è la mission dell'UNICEF, vuol dire anche questo: poter garantire il più possibile a tutti i bambini di poter crescere in ambienti armonici e sani e di poter sviluppare le proprie potenzialità. E questo si basa su un diritto fondamentale che qui da noi è assolutamente garantito, non in ogni parte del mondo, che è il diritto all'istruzione. Noi sappiamo che un bambino su quattro nei paesi più poveri ancora non accede proprio all'istruzione di base, all'istruzione primaria. E questo è un problema. E questo è un problema perché i bambini che vanno a scuola sono bambini che vengono anche sottratti dallo sfruttamento del lavoro minorile, che è un problema che riguarda un bambino su 10 nel mondo, pensate. Vuol dire anche sottrarli dal fenomeno delle spose bambine. Pensate che ci sono 12 milioni l'anno di bambine che vengono date in spose ancora quando sono bambine. O anche il fenomeno dei bambini soldato, 100.000 bambini soldato che vengono reclutati, addestrati e messi a combattere. Ecco, allora queste cose sono cose che accadono, e sappiamo anche che l'istruzione è un modo per spezzare quella catena che collega ignoranza, povertà, sfruttamento, sottosviluppo. Come diceva Nelson Mandela, l'istruzione è l'arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo. E anche vuol dire dare ai bambini la possibilità di immaginare il proprio futuro, di pensare al proprio futuro, anche di sognare, anche di utilizzare la fantasia. E allora, proprio sull'onda di questa fantasia, introduciamo i prossimi due brani. Il primo brano è al titolo L'apprendista stregone di Paul Dukas, che appena lo sentirete lo riconoscerete, se non l'avete riconosciuto dal titolo, perché è un po' la colonna sonora del cartone animato Fantasia. Ecco, da qui in poi sentirete diverse colonne sonore tratte da film e cartoni animati della Walt Disney. Il secondo brano è tratto dalla colonna sonora della La Bella e la Bestia, una storia che ci parla di amore, rispetto e di andare oltre le apparenze. Questi prossimi brani verranno eseguiti dalla banda musicale di Bernezzo, insieme agli allievi del liceo musicale Go Bianchi di Cuneo, quelli che avete ascoltato prima, più altri, gli strumenti a fiato, e dirige il maestro Domenico Cera. Buon ascolto.
bellissimo, bellissima atmosfera. E allora, come nelle fiabe classiche, tipo La Bella e la Bestia, ci sono spesso queste contrapposizioni, il bene, il male, il brutto, il bello, La Bella e la Bestia, la ricchezza, la povertà. Anche nel mondo, anche nella realtà, ci sono delle contraddizioni, dei contrasti, delle disuguaglianze. A fronte del nostro relativo benessere, ci sono situazioni nel mondo dove questo benessere non c'è, dove c'è povertà, dove ci sono conflitti, dove ci sono anche delle difficoltà in seguito ai cambiamenti climatici che tutti conosciamo. Noi siamo molto coinvolti in questo periodo dalla guerra in Ucraina ed è importante essere coinvolti perché è un fatto grave ed è un fatto a noi vicino, ma dobbiamo sapere che ci sono guerre in tanti, tanti, tanti altri paesi del mondo di cui abbiamo poche notizie, ad esempio nello Yemen, in Siria, in Afghanistan, in Sudan, nel Congo, in Nigeria, in Etiopia, eccetera, eccetera. Così come ci sono delle situazioni di difficoltà, dei gravi proprio disagi ambientali in seguito appunto ai cambiamenti climatici, ad esempio nell'Asia del Sud, in particolare in Bangladesh, in Pakistan. Ecco, e poi da qui nascono spesso i flussi migratori che conosciamo e tanti bambini, tanti ragazzi, a volte anche da soli, quindi sono i minori non accompagnati, si avventurano in questi viaggi con gravi rischi e a volte non sono così ben accolti anche laddove approdano. Questo poi, al di là delle convinzioni e delle cose che si possono fare a livello politico, io penso che tutti siamo d'accordo che un bambino è comunque un bambino e dobbiamo occuparci e preoccuparci e aiutare questi bambini. Come diceva un ex presidente UNICEF, i bambini sperduti sono bambini che fuggono da guerre che loro non hanno dichiarato, dalla miseria che hanno ereditato, dalle violenze che hanno subito. Li chiamiamo bambini migranti, ma sono solo e prima di tutto bambini sperduti che non hanno scelta. Noi sì, insieme possiamo scegliere di aiutarli. E allora, sull'onda di questo messaggio e di questi pensieri, ascoltiamo altri due brani. Il primo è un medley di temi tratti dalla colonna sonora di Frozen, quindi qui conoscerete anche, soprattutto i più giovani. Il secondo, dal titolo Grim Grinning Ghosts, ci porta nelle atmosfere misteriose e un po' paurose del mondo dei fantasmi.
Bene, e prima di passare agli ultimi due brani, vi ricordo ancora che, ecco, l'UNICEF, oltre ai programmi di cui vi ho parlato prima, quello dell'istruzione, quello delle emergenze, è impegnato anche in tanti altri programmi, ad esempio il programma salute, il programma inclusione sociale, il programma difesa dei bambini, il programma uguaglianza di genere, eccetera, eccetera. Purtroppo le statistiche ci dicono che ancora 5 milioni di bambini ogni anno muoiono prima dei 5 anni di vita e la metà di questi entro il primo mese di vita per malattie o complicazioni da parto assolutamente prevenibili e curabili con l'assistenza medica di base, se ci fosse. E noi sappiamo anche che 45 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta. 450 milioni vivono in zone di grande sofferenza idrica, non c'è l'acqua o c'è l'acqua contaminata. Sappiamo nello stesso tempo che 30 milioni di persone sono state aiutate da UNICEF e sono state raggiunte da un'acqua sicura, da un'acqua buona. Così come attraverso le vaccinazioni l'UNICEF, dico l'UNICEF perché rappresento l'UNICEF, ma anche altre organizzazioni naturalmente, salva circa 4.000 bambini al giorno. Quindi questi sono numeri positivi, negativi, in realtà sono vite umane. E allora, così, prima di chiudere questo bel concerto, vi chiederei, se volete, di dare un contributo, no? A queste iniziative dell'UNICEF. Alla fine verranno raccolte delle offerte che condivideremo UNICEF e Scuola di Musica, di cui vi parlerà poi il presidente. E se volete poi avvicinarvi a questo banchetto che vedete qui di fronte dell'UNICEF, dove vedete queste bambole. Queste bambole si chiamano pigotte, se non le avete mai sentite. Sono le bambole tipiche dell'UNICEF, fatte completamente a mano dalle nostre volontarie, proprio di Cuneo, che si ritrovano ogni settimana, e abbiamo due esemplari dietro il banchetto. Vi chiederei un applauso, ecco, perché effettivamente sono proprio loro il motore dell'UNICEF. Io sono qua a parlare, ma loro sono quelle che lavorano. Ecco, allora, quello è una cosa particolare. Noi diciamo adottare una pigotta. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere una pigotta e con questa pigotta salvare la vita a un bambino, ma proprio in senso concreto, no? Perché l'offerta dei 20 euro che è richiesta per una pigotta corrisponde al cosiddetto kit di sopravvivenza. Quindi vuol dire l'alimento terapeutico di base necessario, insieme alle vitamine, insieme ai vaccini di base, insieme alle cure primarie, per poter fare in modo che un bambino che sta rischiando possa salvarsi la vita. Ecco, quindi, se volete, questa è una possibilità. E allora passiamo agli ultimi due brani. Il primo, dal titolo Secret Agent Sugar Plum, propone il famoso tema di James Bond alternato col tema della fata confetto dello schiaccianoci di Tchaikovsky. L'ultimo brano è un brano ricco di contrasti, tipico del periodo medievale a cui si ispira. Quindi sentirete luci, ombre, magia, sogni, amore, forza, rassegnazione, speranza, nella musica di Karl Orff, Carmina Burana. Buon ascolto.
Bene, spero che vi sia piaciuto. Un attimo. Aspettate un momento. Allora, per prima cosa, come ha detto prima, noi abbiamo il progetto di scuola di banda Bruno, in memoria di Bruno Delfino Mantice, e lo sosteniamo da 2 anni, ma lo portiamo avanti da prima. Una scuola di banda completamente gratuita, di cui ci facciamo carico noi delle spese per garantirci il futuro e per garantire un progetto sostenibile per il nostro comune. Quindi adesso partiranno Clementina e Cecilia, che adesso appena lo capiscono ci sono. Cecilia? Vabbè. Clementina, chiama anche Cecilia. Vai. Che faranno il passaggio per la raccolta di eventuali offerte che poi condivideremo con l'Unicef. Detto questo, allora, sono le 7 e la sorpresa finale dobbiamo aspettare un attimo, quindi passiamo ai saluti. Chiamo il nostro sindaco Lorenzo, Giuseppe per i rappresentanti dell'Avis. Io personalmente sono molto contento di come si è evoluta in questi anni la festa qua a San Pietro. Ringrazierai poi tu tutte le associazioni che ci sono qua, che sono passate qua oggi. Ritengo che sia stata una bella giornata di collaborazione, con spazio per tutti, in maniera di dare più visibilità possibile a tutti quanti. Lascio la parola a te. Buonasera e un caro saluto a tutti voi qui presenti da parte mia e dell'amministrazione comunale di Bernezzo, e veramente complimenti ai nostri musicisti, agli studenti dell'Istituto Musicale Go Bianchi di Cuneo, ai componenti della banda musicale di Bernezzo che ci hanno regalato questa sera un'ora di musica veramente piacevole. Ma direi che oggi è stata una giornata dedicata alla bellezza, suddivisa in varie forme, in varie modalità di espressione. Abbiamo avuto oggi una mostra artistica che va dai dipinti, ai quadri, alle opere letterarie, sia di prosa che di poesia, alle varie produzioni artistiche che testimoniano la passione e anche l'intraprendenza e la capacità degli artisti. E quindi veramente una giornata che ci rende tutti molto orgogliosi e felici di aver potuto assaporare e di esserci circondati di bellezza, che si unisce anche alla bellezza del nostro territorio. Siamo qui in un'area meravigliosa che ci permette anche di ripararci dal caldo, che oggi è stato intenso grazie proprio alla bellezza della natura che ci accoglie. E allora credo che da questa giornata forse l'elemento che ci portiamo via e portiamo con noi, che accompagna anche le nostre giornate e accompagnerà la nostra vita, è quello di considerare l'arte non come un dono riservato a pochi. Spesso siamo portati a pensare che siano gli artisti quelli capaci di creare bellezza, mentre invece la bellezza e l'armonia appartiene a tutti. Dobbiamo solo essere forse più sensibili e capaci di cogliere la bellezza che è intorno a noi e renderla poi operativa nella nostra vita, nelle nostre vite quotidiane, nei nostri impegni, grandi o piccoli che siano, e testimoniare soprattutto con la nostra vita la bellezza che abbiamo intorno a noi, che c'è dentro di noi, ma che deve guardare con uno sguardo ampio anche a chi purtroppo in questo momento non ha la nostra stessa fortuna. E quindi sono contento che questa sera ci siano i rappresentanti dell'Unicef, perché testimoniano con la loro presenza il valore della solidarietà, che è una solidarietà capace di andare oltre le frontiere, oltre i confini, e di guardare là dove ci siano necessità urgenti e interrogano anche le nostre coscienze. Per cui grazie veramente di cuore. E quindi ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, a partire dall'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura, la commissione cultura, i volontari della nostra biblioteca comunale che sono presenti e che hanno coordinato le attività della giornata. Grazie a tutti gli artisti presenti, grazie a voi musicisti e grazie anche alle associazioni che hanno collaborato, in modo particolare l'Avis, che adesso poi ci concluderà la giornata con una polenta, e grazie anche ai volontari della Proloco e della Società Operaia di Mutuo Soccorso che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Auguro a tutti voi una buona serata e una buona festa patronale.
Grazie a tutti voi, mi unisco nei ringraziamenti che Lorenzo ha appena fatto. Tra poco noi organizziamo la polentata sia per i nostri soci sia per tutti quelli che hanno deciso di aderire. Volevo lanciare un appello. Questa giornata è stata creata da tante persone, da un gioco di squadra. Ognuno ha, diciamo, messo un tassello che ha permesso di creare questo momento davvero, direi, bello e magico. L'appello che voglio fare è questo. In questi giorni ho partecipato a una riunione dell'Avis provinciale dove stanno evidenziando che c'è una carenza soprattutto di plasma. In questo momento molti medicinali, molti trattamenti si basano proprio sul discorso del plasma. Quindi volevo lanciare un appello a tutti quelli che possono donare, che sono in buona salute, di provarci. La donazione di plasma sicuramente richiede un po' più di tempo perché ci vuole circa un'ora. Però si può fare davvero del bene a tante persone. Lo ricordo giusto velocemente che il sangue può servire sia in caso di incidenti, sia in caso di emergenze, ma ci sono tante malattie che richiedono trasfusioni settimanali o anche più volte alla settimana. Quindi l'appello è quello di provate ad andare a donare. E il centro trasfusionale di Cuneo è a disposizione, basta prenotare, ci vuole pochissimo per fare la donazione di sangue intero, ci vuole un'oretta per la donazione di sangue. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Allora, concludo ringraziando chi sostiene il progetto Scuola di Banda, che è Energetica, Ribero Termosanitari, Banca di Caraglio, Sguang, la SIRP, Bagilux e la Banca di Caraglio, l'ho detta, sì, ok. E adesso, allora, il nostro concerto si conclude sempre con Michele all'opera.
applauso a lui perché ha presentato. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, e vi ricordiamo qua le bigotte.